Grande fratello VIP, sondaggi finale del 3 Oriana sconfitta da Nikita, male Mikol. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello VIP 7? Cresce l'attesa per la finale di questa edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, la cui ultima puntata è in programma lunedì 3 aprile su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci sarà il verdetto finale che porterà alla proclamazione del trionfatore assoluto di quest'anno. Al momento i sondaggi web per il vincitore del Grande Fratello VIP vedono in testa Nikita Pelizzon. La finale del Grande Fratello VIP 7 di lunedì 3 aprile, in onda su Canale 5, è attesa soprattutto per la proclamazione del vincitore di quest'anno, che si porterà a casa il premio finale di 100.000 euro, di cui la metà andrà devoluta a un'associazione benefica. Al momento ci sono già 5 finalisti ufficiali, Oriana, Nikita, Edoardo, Mikol e Jaele. A questi se ne aggiungerà un altro nel corso della serata del 3 aprile, che verrà scelto dal pubblico da casa tra Milena e Alberto. Al momento i sondaggi social sul nome del sesto finalista vedono in testa Alberto, il quale non dovrebbe avere difficoltà a conquistare la vittoria a questo televoto e arrivare così alla finale insieme agli altri compagni di gioco. Ma chi sarà il vincitore assoluto di questo Grande Fratello VIP? Anche in questo caso sul web non mancano i sondaggi. Al momento in testa alle preferenze del pubblico resiste Nikita, pur avendo conquistato per ultima l'accesso alla finale. A oggi sembrerebbe una delle più amate dal pubblico social del reality show, pronto a portarla alla vittoria conclusiva. Le quotazioni di Nikita nei sondaggi web arrivano a sfiorare la soglia del 60% dei voti a suo favore, numeri che permetterebbero alla concorrente di battere nettamente Oriana Marzoli, l'altra super favorita di questa edizione che al momento si ferma al 15% dei voti nei sondaggi. Terza posizione per Edoardo Tavassi, al momento la sua vittoria a questa settima edizione del GF VIP si ferma a una media del 6%. Pochissime chance, per le altre due finaliste ufficiali di questa settima edizione, sia Jaele che Mikol. Al momento risultano essere sfavorite al massimo per la conquista del titolo di trionfatore di questa fortunata edizione del reality show in onda su Canale 5.